pensavamo comunque che molte situazioni si... Tempo di bilanci e previsioni per la CNA Pesaro Urbino, che nel corso di una conferenza stampa ha tirato le somme di un 2023 difficile per l'economia della provincia. Il quadro generale, che comunque registra qualche segno positivo per alcuni settori, non è confortante. I dati raccontano che sono più le imprese che chiudono rispetto a quelle che aprono. L'export tentenna e addirittura arretra in qualche settore. Inoltre calano le assunzioni nella provincia di Pesaro Urbino, seppur meno rispetto al resto delle Marche. Per la CNA sempre un anno in trincea, al fianco degli imprenditori, come nel nostro DNA, era nella nostra storia, nel presente sarà così anche nel futuro. Ovviamente il 2023 è un anno che non può portare dati brillanti, non ci aspettavamo niente di diverso rispetto a tutte quelle che sono le condizioni nelle quali hanno dovuto lavorare i nostri imprenditori. Consideriamo che l'onda lunga della pandemia ha portato anche problemi non ancora risolti per quello che riguarda l'approvvigionamento delle materie prime, il loro costo esorbitante rispetto agli anni precedenti. In quest'anno si è messo anche il grave problema dell'aumento sproporzionato del costo del carburante, di tutta l'energia, che ha portato a un'inflazione quasi a doppia cifra, record, e ha portato la BCE ad alzare notevolmente i tassi di interesse. Tutto questo cosa provocato un loop dell'economia, un stand-by. Perché? Perché se tu da un mese all'altro vedi triplicato, quadruplicato e a volte anche più la rata del mutuo, sia per un cittadino sia per un'impresa, ovviamente cosa fa l'imprenditore, anche che aveva magari in cuore di investire? Temporeggia. Si tratta indubbiamente di un momento delicato per l'economia, ma CNA, con le sue 14 sedi territoriali e 120 dipendenti, continua ad essere un punto di riferimento per il territorio. CNA è un punto di riferimento del territorio, lo è da sempre ed in particolare anche in questi momenti così delicati per l'economia, perché comunque noi rappresentiamo oltre 13.000 adesioni e aderiscono alla CNA oggi come oggi non solo più aziende e imprese, ma anche cittadini e pensionati. Perché? Perché riusciamo a dare dei servizi anche di prossimità, che in questo momento così delicato di crisi è fondamentale, insomma, dare un contributo anche alle categorie tra virgolette più svantaggiate. Le previsioni per i primi mesi del 2024 sono tutt'altro che positive. Tuttavia CNA Pesaro Urbino cerca di guardare con fiducia al futuro, non nascondendo preoccupazioni ma contando sulla grande capacità di reattività e di adattamento che le aziende hanno sempre dimostrato nei momenti difficili. Sinceramente mi va di vedere la situazione a livello positivo senz'altro, ma più che altro per cercare di spronare i nostri imprenditori ad affrontare anche questa sfida. Ne abbiamo affrontate tante e dopo la pandemia diciamo che questa è un'altra sfida che ci si propone e cercheremo di affrontarli insieme, possibilmente meglio possibile. Senz'altro il mio speech è quello del venire a meno, diciamo, delle situazioni belliche, perché risolverebbero parecchie situazioni nel 2024, e se questo si avrà in combo con l'occasione che abbiamo immensa di Pesaro 2024, che porterà comunque sia anche per le nostre aziende, per quello che riguarda il turismo, la ricezione, l'artigianato artistico, un dato d'ossigeno vera e propria, potremmo sperare bene anche per il 2024. Una rinascita per l'economia che potrebbe passare anche da Pesaro 2024, una grande occasione per la provincia di Pesaro Urbino, che porterà benefici al settore turistico, a quello dell'artigianato artistico e non solo. Soprattutto vorrei che fosse anche una partita che si giochi a livello regionale. Sarebbe miope politicamente non sfruttare un'occasione che ci mette, insomma, in rilievo assoluto nel nostro paese per un anno intero. Quindi questo è l'appello che lancio alla politica, così come sono sicuro che le nostre imprese saranno in grado di approfittare di questo ulteriore volano che ci deve fare, soprattutto nella seconda parte dell'anno, ricontinuare un cammino che avevamo ben intrapreso nel post pandemia.